Picchio, un giovane pizzaiolo di Caserta, della provincia di Caserta. Vengo da un piccolo paesino, si chiama Taranico, San Felice a Cancello. E sono istruttore pizzaiolo di Pizza New School. Appartengo a una grande famiglia chiamata Pizza New School. Niente, io in questa pizzeria abbiamo diviso il lato ristorazione e il lato pizzeria, e io nel lato pizzeria sono il rappresentante, cioè praticamente mi gestisco il ramo pizzeria. La mia idea di pizza è una pizza che si può mangiare ogni istante, magari più di una, e facendo ciò io punto sull'alta digibilità e sull'alta idratazione. Allora, noi proietteremo la nostra idea di pizza sia sul classico e sulle gourmet. Manteneremo sempre la linea classica, perché tutti quanti piacciono la linea classica, è sempre un cavallo vincente. Punteremo molto sulle pizze gourmet, perché è quasi la moda del momento, e noi già siamo pronti per la pizza gourmet. Infatti vi aspetto e vi invito tutti quanti. Sabato sera ci sarà la nuova presentazione del nuovo menù delle pizze gourmet. Buonasera e grazie a tutti innanzitutto per essere qui, i nostri clienti, affezionati, eccetera. Con qualche giorno di ritardo finalmente abbiamo riaperto i battenti, siamo ritornati più belli di prima, ci siamo rifatti il look. Parco della Rosa lo conoscono un po' tutti, è un ristorante ultra trentennale, presente sempre nella stessa sede e con lo stesso titolare. Ci siamo anche noi figli e accanto a nostro padre abbiamo intrapreso questa strada della ristrutturazione, abbiamo creato nuovi locali, una nuova sala, una nuova pizzeria, un nuovo forno e una nuova cucina. Buonasera ancora, come stava già parlando mia sorella, abbiamo ristrutturato il nostro locale, quindi diviso la pizzeria dalla sala per soddisfare ovviamente le esigenze del cliente. Anche se siamo in montagna possiamo farvi degustare i nostri prodotti di eccellenza di pesce, quindi partendo dalla sciarratella e frutti di mare al fagottino di salmone al forno con gamberoni, quindi una bella astice. Oppure passando dai contorni che accompagnano l'antipasto, tipo dei polipetti in cassola, seppioline con piselli e quant'altro, oltre all'antipasto di mare, salmone marinato, eccetera. E in tutto ciò questi lavori sono stati realizzati in un mese e 6 giorni, e volevamo ringraziare innanzitutto la ditta edile di Vincenzo Lettieri e nel proseguire l'elettricista Peppe. Conosciuto in zona come Peppo 35. E poi volevamo ringraziare anche ad Antonio Martone, il nostro bianchino. Inoltre ringraziamo tutti coloro presenti che sono stati qui questa sera, e un grazie ancora e un bacione a tutti. Buonasera, mi chiamo Giovanni, sono Giovanni Gagliardi. Sono 31 anni che abbiamo questa attività, l'abbiamo costruita noi con le nostre forze, giustamente con l'aiuto dei nostri genitori, siamo partiti in questo modo. Adesso stiamo cercando di valorizzare il nostro locale, perché i nostri figli si puntano un momento più alto, qualcosa di nuovo, qualcosa di superiore, e noi ci stiamo alle loro spalle, ci diamo tutto il nostro supporto per poter avvenire questo loro sogno.
come titolare del ristorante Parco delle Rose, ringrazio tutta la cittadinanza e tutti i clienti che questa sera sono stati qui presenti e ci hanno onorato con la loro simpatia